Dal Vangelo di Marco. In quel tempo giunsero a Gerico. Mentre partiva da Gerico insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!» Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!» Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!» Chiamarono il cieco dicendogli: «Coraggio, alzati, ti chiama!» Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?» E il cieco gli rispose: «Rabbunì, che io veda di nuovo». E Gesù gli disse: «Va, la tua fede ti ha salvato». E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. Sorelle e fratelli carissimi, siamo arrivati alla 30ª domenica del tempo ordinario e nel Vangelo che abbiamo appena ascoltato ci è stato raccontato l'ultimo miracolo di Gesù secondo il Vangelo di Marco, il Vangelo che ci sta facendo compagnia in tutto quest'anno liturgico. È un miracolo particolarmente significativo perché è la guarigione di un cieco, che ha valore reale, ma anche un grande valore simbolico. Infatti, anche oggi noi usiamo il verbo vedere e il sostantivo cecità non solo per indicare realtà concrete, ma anche per dire in modo simbolico tante altre realtà. Ad esempio, se uno è particolarmente pessimista, noi diciamo «vede tutto nero». Se uno è particolarmente ottimista, noi diciamo «vede tutto rosa». Se uno sta andando a sbattere, sta facendo un'esperienza di vita che non è soddisfacente per lui, che non gli fa bene, noi gli diciamo «apri gli occhi, non vedi in che situazione ti stai mettendo?» Se vicino a noi c'è un tipo lungimirante, noi diciamo «questa persona vede lontano». E così via. Veramente usiamo questo sostantivo, questo verbo, anche in modo simbolico. È stato così da sempre ed è così anche nella Sacra Scrittura, sia nell'Antico Testamento che nel Nuovo Testamento. Nell'Antico Testamento il profeta Ezechiele e il profeta Geremia più volte mettono in guardia il popolo degli ebrei dal fatto che ha occhi ma non vede e non si sta rendendo conto che proseguendo sulla strada che ha intrapreso arriverà a cadere in un burrone, come di fatto poi avviene, perché il baratro nel quale il popolo di Israele cade è proprio la schiavitù e l'esilio di Babilonia. Il profeta Isaia a sua volta però narra di un uomo che verrà, aprirà gli occhi ai ciechi e libererà i prigionieri dal buio della prigione babilonese. E Gesù stesso nel Vangelo dirà che è Lui la persona in cui queste scritture si compiono. È Lui colui che è venuto ad aprire gli occhi ai ciechi perché possano avere nuovamente la luce e vedere bene nella propria esistenza. Quindi questo miracolo che Marco racconta è un miracolo reale, ma ha anche un grande valore simbolico, ha anche un grande valore pedagogico. Non per nulla i battezzati nella Chiesa primitiva venivano chiamati gli illuminati, coloro che avevano ricevuto la luce, e il battesimo stesso, nella prima apologia, il martire Giustino lo definisce illuminazione. È così anche per noi oggi,
cari fratelli e care sorelle, anche noi abbiamo bisogno di qualcuno che ci apra gli occhi, che ci indichi la direzione giusta per la nostra vita affinché non facciamo lo stesso errore dell'antico popolo degli ebrei, perché anche noi non ci ritroviamo sull'orlo del burrone o addirittura dentro il baratro. Stiamo consumando le risorse del creato, stiamo probabilmente spendendo oltre ogni limite, stiamo facendo cose che difficilmente permetteranno al mondo e all'umanità di vivere nel migliore dei modi possibili. Davvero anche noi abbiamo bisogno di qualcuno che ci apra gli occhi. Questo qualcuno a cui Gesù apre gli occhi è un mendicante, si chiama Bartimeo ed è figlio di Timeo. È la prima e unica volta che nel Vangelo di Marco un protagonista delle parabole, specialmente povero, viene chiamato con il suo nome. E ribadire anche il nome di suo padre esprime evidentemente da parte dell'evangelista la necessità di darci un messaggio. Timeo, infatti, in greco, fa riferimento all'onore e quindi Bartimeo è figlio di chi nel mondo cerca l'onore. E chi nel mondo cerca l'onore, la gloria, la ricchezza, il potere, il piacere, le apparenze, è cieco. Chi nel mondo cerca tutte queste cose è nel buio più fitto, non ha capito dove sta andando proprio perché è nelle tenebre. Questo messaggio valeva per i discepoli di allora, per i suoi apostoli e vale anche per ciascuno di noi. Infatti è collocato all'uscita della città di Gerico, l'ultima città che si incontrava prima di salire verso Gerusalemme. Gerico era una città molto ricca, molto importante dal punto di vista commerciale. In essa erano presenti delle terme molto rinomate. In essa si produceva un balsamo la cui composizione era segreta. In essa c'era un sacco di ricchezza e un clima molto bello, tanto che i più ricchi della città di Gerusalemme avevano fatto di Gerico la città delle seconde case e anche lo stesso re Erode aveva fatto costruire nella città di Gerico alcuni palazzi. Quindi quello che era davanti agli occhi delle persone che attraversavano Gerico era proprio questa esibizione di ricchezza, questo mostrare tutto ciò che secondo il mondo è importante e fondamentale, dimenticando invece il valore delle persone, in modo particolare il valore dei poveri. Bartimeo, come tanti altri poveri, come tanti altri malati, era seduto fuori della strada, quasi invisibile. Certo, avevano scelto un posto strategico proprio all'uscita della città quando la strada si restringeva per iniziare la salita attraversando il deserto di Giuda. Lì davvero tutti rallentavano il passo e quindi era difficile non vedere queste persone che chiedevano l'elemosina. E andando, almeno la maggior parte delle persone, a Gerusalemme per la Pasqua in pellegrinaggio, erano anche più disponibili a dare la loro elemosina, a fare la loro offerta, non tanto per misericordia, non tanto per buon cuore, perché nel loro modo di intendere la religione e di intendere la vita, se una persona era malata, la colpa era la sua. Se lui si trovava ad aver perso la vista o l'udito, a non poter camminare o ad essere lebbroso, era perché aveva commesso qualche peccato. Ma facevano l'elemosina perché era un ordine del Signore fare l'elemosina, era un dovere per il pio israelita fare un po' di elemosina ai poveri. E
Bartimeo era seduto lì, la sua vita era un ciclo continuo. Aveva i piedi, ma non poteva camminare per conto proprio. Aveva bisogno di qualcuno che lo accompagnasse. E chi lo accompagnava, come ahimè a volte vediamo fare anche oggi, di fronte alle nostre chiese o in altri luoghi strategici, come l'uscita di supermercati o altre situazioni simili, chi lo accompagnava faceva fare a questo povero, a questi poveri, sempre lo stesso percorso. La loro vita era un ciclo, era chiusa dentro un cerchio. Davvero, come diceva il libro del Coelet, una generazione viene, una generazione va. Il sole sorge, il sole tramonta, siamo sempre sotto lo stesso cielo e tutto è vanità. Per Bartimeo, per quelle persone che erano lì, la vita era priva di significato e questo era espresso dal fatto che erano seduti e dal fatto che erano ai margini della strada, fuori della società. E da lì, chiedendo l'elemosina, si aspettavano qualcosa per poter sopravvivere. Tante persone si erano anche abituate a questo stile di vita, avevano come andare avanti, avevano di che sostenersi, forse riportavano anche qualche soldino alla loro famiglia e quindi si erano lasciati andar bene quel modo di condurre la vita ai margini della società, avendo perso in un qualche modo il senso stesso della società. Bartimeo però era cieco, ma non sordo. Sentiva benissimo le voci di coloro che passavano lungo la strada e ad un certo punto, fra tutte le voci che si sentivano, lui ne percepisce una, diversa da tutte quante le altre voci. E a questa voce, da dove proveniva questa voce, Bartimeo si rivolge e comincia a gridare. Comincia a gridare il nome di Gesù, perché Gesù significa Dio salva e Bartimeo voleva essere salvato. Bartimeo voleva dare un cambiamento alla sua esistenza, una direzione nuova, diversa alla sua vita. Alcuni lo rimproverano. Questi alcuni sono coloro che come lui erano ai margini, coloro che come lui sperimentavano la povertà, la mancanza di senso della vita, la mancanza di un motivo per continuare ad andare avanti. E gli dicevano: ma statti buono, accontentati di quello che ti danno, non disturbare la gente che forse smette pure di farci l'elemosina se tu gli dai fastidio. Ma c'era anche un altro settore di gente che cercava di ostacolare Bartimeo, che si rivolgeva a Gesù gridando ancora più forte: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Ed erano coloro che stavano vicino a Gesù, i discepoli stessi di Gesù, che dovevano servire per facilitare l'incontro con il Signore e che invece ancora una volta diventano un ostacolo fra la persona e il Signore, fra chi vuole avvicinarsi a Gesù e la persona stessa di Gesù. Questo a volte avviene anche oggi. Noi che apparteniamo alla Chiesa, che dovremmo essere i mediatori affinché le persone laiche possano incontrare il Signore, diventiamo un ostacolo. E tanta gente dice: ma come faccio ad avvicinarmi a Gesù? Come faccio a credere in Lui se i cristiani sono quelli che ho intorno a me? Se i cristiani sono quelli che si comportano come me e a volte anche peggio di me? Ma Gesù ha sentito anche lui la voce di Bartimeo e quindi chiede alle persone di farlo avvicinare. La strada si era ristretta, Gesù poteva fare un passo e si sarebbe trovato davanti Bartimeo. E invece
Gesù chiede che ci sia qualcuno che accompagni da lui Bartimeo, proprio per il valore simbolico di questo miracolo, proprio perché normalmente ciascuno di noi arriva a Gesù attraverso la mediazione di qualcun altro, un fratello, una sorella, un presbitero, qualcuno che possa accompagnarlo da Gesù avendone fatto l'esperienza. E che cosa deve fare oggi la Chiesa? La stessa cosa che fecero quei discepoli al tempo di Gesù, nel momento in cui Gesù stava per compiere questo miracolo: andare dalla persona interessata e dirgli tre parole soltanto. Coraggio, alzati, chiama te. Coraggio. È questa la prima parola da dire a chi vive una situazione di disagio, una situazione di buio, una situazione di morte umana e spirituale. Coraggio, la tua vita può cambiare e ci vuole forza, perché ogni cambiamento prevede coraggio, prevede la necessità di una lotta, la necessità di superare delle difficoltà. Ma tu abbilo questo coraggio, perché il Signore è qui per te. E per questo alzati, è il verbo della risurrezione. È come se avessero detto a Bartimeo: risorgi, una vita nuova ti sta aspettando. E poi gli dicono: chiama te. La proposta di Gesù non è una proposta generica rivolta all'umanità intera, è una proposta personale, rivolta personalmente a ciascuno di noi. Ciascuno di noi, infatti, è prezioso agli occhi del Signore. Per ciascuno di noi il Signore offre la sua proposta di vita e ci chiede di seguirlo. Chiama te. Valeva per Bartimeo, vale per me, vale per voi, fratelli e sorelle. Gesù chiama ciascuno di noi personalmente. A questo punto ci saremmo aspettati che queste persone aiutassero Bartimeo ad alzarsi, gli prendessero il mantello dove c'erano quei pochi spiccioli di elemosina, glieli mettessero da parte e lo accompagnassero a Gesù. Invece Bartimeo getta via da solo il mantello, balza in piedi e va verso Gesù. Anche qui il gesto simbolico è evidente. La vita rappresentata dal mantello, la vita di prima rappresentata dalle poche elemosine, doveva essere gettata via, doveva essere messa alle spalle. Adesso iniziava una vita nuova, proprio come succedeva ai catecumeni nel momento in cui ricevevano il battesimo. Toglievano il vestito vecchio e lo gettavano alle loro spalle e si rivestivano di un vestito nuovo, bianco, luminoso, che era il frutto del battesimo che stavano per ricevere. È quello che è accaduto a Bartimeo, è quello che accade a ciascuno di noi. E quando Gesù si trova davanti a sé Bartimeo, gli fa una domanda che sentiamo risuonare alle nostre orecchie per la seconda domenica consecutiva. Come domenica scorsa ai fratelli Giacomo e Giovanni, anche a Bartimeo Gesù dice: cosa vuoi che io faccia per te? Cioè, cosa ti aspetti da me? Giacomo e Giovanni gli dissero: da te noi ci aspettiamo onore, da te noi ci aspettiamo ricchezza, potere, facci sedere uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. E Gesù ha dovuto dire loro: voi non avete capito niente, io queste cose non le ho mai promesse, non sono venuto per dare queste cose, dovete scoprire qual è la vera gloria, perché questa è vana gloria. Mentre invece Bartimeo ha compreso benissimo ciò che Gesù è venuto a fare e perciò fa la richiesta giusta: Rabbunì, maestro mio, che io veda, che io riabbia la vista, che io sia nella luce. E Gesù dice: la tua fede ti ha salvato, vedi di nuovo. E Bartimeo torna a vedere. Vede le persone, vede le cose e le vede dalla prospettiva di Dio.
le vede belle, così come il Signore le aveva pensate, le vede buone, come il Signore le aveva immaginate. E comincia la sua vita nuova, diventando discepolo di Gesù e camminando in mezzo alla strada. Prima era seduto ai margini della strada a chiedere l'elemosina, ora ha scoperto l'essenziale, è al centro della strada dietro Gesù, avendo capito che la vera gloria, il vero successo della vita, la vera felicità è seguire Gesù e fare della logica di Gesù la logica della sua vita. E la logica di Gesù, quella che egli esprimerà a Gerusalemme, in modo particolare sulla croce, è la logica del dono della propria vita agli altri. Bartimeo fa sua questa logica. La sua vita sarà una vita donata per gli altri, ma non più dando loro degli spiccioli come quelli che riceveva lui, ma dando loro il segreto della vita, dando loro la chiave della felicità. Ama e seguendo Gesù sarai felice.